is Mavic Air 2. You may have some questions, like... So what's different? Well, let's start with the larger sensor. There's a lot more pixels, 48 megapixels to be exact, which means you can do this. And then shoot a hyperlapse in 8K. With Smart Photo, every shot is a masterpiece. Yeah, but photos aren't really my thing. Don't worry. We've got you covered. It also does 4K 60p video. You can also slow things down. Way-do. And yes, there's HDR video. How's the flight time? It's fantastic. You're looking at up to 34 minutes in the air, a new record for the Mavic series. We've added OcuSync 2.0, so you can fly longer and see clearer. What if I'm not a great pilot? That's where Focus Track comes in, so you can fly like a pro. Or just press a button. Here's the best part. Automatic obstacle avoidance. Okay, but what do I do with all these shots? Here's an idea. Use the DJI Fly app to edit and share your moments with just a tap. So, what's different? A whole lot. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai tutti sapete, oggi DJI ha presentato il DJI Mavic Air 2, questo drone che ha fatto tanto parlare di sé appunto in tutti questi giorni ad arrivare ad oggi, perché comunque ha delle caratteristiche secondo me spettacolari. Non è il drone perfetto perché comunque ha dei ma secondo me ci va davvero molto molto vicino ad esserlo. Le sue caratteristiche ragazzi, diciamo quelle che hanno fatto veramente parlare tanto di questo DJI Mavic Air 2, sono sicuramente la fotocamera pazzesca, una fotocamera da 48 megapixel, una fotocamera in grado per la prima volta sui droni richiudibili DJI di avere il 4K a 60 fps, e una cosa non ancora disponibile ma che arriverà con il prossimo firmware è la possibilità di fare gli hyperlapse in 8K. Quindi queste caratteristiche dal punto di vista video veramente pazzesco, lo rende un drone veramente super, in grado di scattare foto anche con poca luce, appunto usando la tecnologia che ha implementato il DJI all'interno di questa fotocamera. Non avrà più la doppia scelta di H.264 o H.265 dal punto di vista del codec video, ma sarà solo H.265. Quindi dal punto di vista del comparto video ragazzi, tanta tanta roba. E se pensiamo che avrà anche un bitrate, quindi la qualità video del 4K a 60 fps, di 100 megabit per secondo, quindi una qualità video veramente veramente top, soprattutto se parliamo sempre di un drone richiudibile di dimensioni abbastanza ridotte. Un'altra cosa che veramente è piaciuta tanto, soprattutto per chi magari era già in possesso del Mavic Air primo modello, è la batteria, perché qua siamo tranquillamente intorno ai 30 minuti. Ovviamente DJI ne dichiara 34, non sarà sicuramente così, ma a 30 ci si arriverà secondo me tranquillamente, magari anche 28-29, comunque intorno alla mezz'ora di volo ci si dovrebbe arrivare tranquillamente. Poi un'altra cosa che ha fatto felici tutti quelli che attendevano questo nuovo drone di DJI è che DJI ha installato su questo drone l'OcuSync 2, questo sistema wifi studiato a DJI, che permette, sempre utilizzando un wifi 2,4 5,8 in base a quello che si vuole andare a utilizzare e in base all'esigenza che uno ha in base all'ambiente in cui si trova, ma sfruttando questa funzione OcuSync 2 che indirizza, diciamo, il segnale radio in maniera più perfetta e più orientata, riesce a dare un range e diciamo un ritorno video davvero di qualità nettamente superiore a quello che era il Mavic Air 1, che utilizzava un wifi classico. E in più questo OcuSync 2 permette di avere un ritorno video a 1080p, quindi in Full HD, contro invece i 720p del Mavic Air, per intenderci, che aveva un ritorno video appunto di 720p. Poi un'altra novità che sembra veramente funzioni davvero bene è questo Active Track 3.0, questo diciamo Active Track
Mac, che già aveva installato su altri device che non erano droni, ma per la prima volta l'ha installato sul drone e diciamo sembra un active track che funziona davvero bene, perché il Mavic Air sembra reagire in maniera davvero veloce nei cambi di direzione, nel decidere che strada prendere in base agli ostacoli che va a trovare, perché i suoi sensori ovviamente anteriori rilevano gli ostacoli, quindi lui continua a seguire il soggetto cambiando strada, diciamo, o traiettoria in maniera veloce, senza mettersi troppo tempo a decidere cosa fare o addirittura fermarsi perché non trova una soluzione. Questo Active Track 3.0 invece sembra che funzioni davvero bene. Una cosa che ha fatto storcere un po' il naso a tanti è che non abbia implementato il sensore a 360 gradi, ma lo posso capire, perché DJI, se ci pensate, ha diviso bene le tre fasce di droni, cioè le ha divise sia come prezzo, perché stiamo parlando che il Mavic Mini costa circa 400, questo costerà 849 euro, e poi c'è il Mavic Pro che costa 1300, una cosa del genere. Quindi diciamo ha diviso bene a livello economico le tre fasce di droni, e li ha divisi bene anche dal punto di vista delle funzioni, perché se avesse implementato anche i sensori a 360 gradi il Mavic Pro avrebbe perso mercato, perché comunque qua abbiamo una fotocamera 4K a 60 fps, è vero non ha il sensore da un pollice, però ha comunque, diciamo, una qualità video che non ha il Mavic Pro, cioè nel senso che abbiamo un 60 fps e un hyperlapse che sarà prossimamente in 8K. Quindi capite bene che DJI non poteva implementare tutto in questo Mavic Air per non togliere mercato a quello che è il Mavic Pro 2 in questo momento, quello che sarà comunque il Mavic Pro 3. Quindi ha diviso ancora, secondo me, bene dal punto di vista commerciale, perlomeno i suoi tre droni. Quindi ha questi sensori davanti, dietro e sotto, ma non li ha lateralmente e sopra. Quindi non so, io non sono, diciamo, un fanatico dei sensori, nel senso che se un drone ce li ha bene, ma se non ce li ha non divento matto perché non li ha. Però diciamo che se ce li ha e funzionano bene possono diventare sicuramente utili, però diciamo non ci divento matto per quello. E un'altra cosa che ha fatto tanto storcere il naso è il peso, perché DJI qua ha aumentato il peso del suo drone, è passato dai 400, mi sembra 70 grammi o 430 grammi del Mavic Air 1, è passato ai 570 grammi di questo Mavic Air 2, quindi è andato oltre i 500 grammi, facendo rientrare il Mavic Air 2 praticamente nella stessa categoria di un Autelivo, di un Mavic Pro. Quindi questo drone, sebbene più compatto e più leggero di un Mavic Pro, è comunque nella stessa categoria, quindi con le stesse, diciamo, limitazioni dal punto di vista di volo, e con la, diciamo, probabilmente la necessità che ci sarà di avere prossimamente, quando sarà, perché ormai non si capisce più quando sarà o quando non sarà, perché con questa, diciamo, situazione sanitaria in Europa tutto è cambiato, ci sarà la possibilità che oltre al classico, diciamo, attestato che abbiamo già fatto in tanti, ci dovrà essere un'integrazione di un secondo attestato per i droni che superano i 500 grammi. Quindi DJI comunque in questo ha fatto storcere il naso a tanti, appunto perché questi 70 grammi vanno sicuramente a cambiare e a limitare un po' questo drone anche nell'utilizzo proprio delle limitazioni nell'ambiente. Qua poi DJI ha implementato questo nuovo controller, che è completamente diverso da quello che ci ha sempre fatto vedere DJI a livello di controller, dove lo stile era sempre questo, mentre adesso ha implementato questo nuovo controller completamente diverso, con le antenne, diciamo, incorporate nella struttura che tiene lo smartphone, che non mi fa impazzire, perché comunque l'antenna viene orientata in base a come teniamo il controller. Quindi se siamo abituati a tenere un controller in maniera piatta, per dire, non andrà bene, perché l'antenna sarà messa in una posizione non giusta, quindi dovremo orientare noi il controller per orientare l'antenna, non dovremo orientare le antenne, che era secondo me la soluzione ancora migliore. È bella e pratica, perché comunque non abbiamo le antenne da sollevare, da richiudere, quindi facendo un movimento solo mettiamo lo smartphone, abbiamo steso anche l'antenna, ma dal punto di vista dell'orientamento non lo considero, secondo me, una grande genialata, sia per, appunto, il controller che dobbiamo muovere per orientare l'antenna, sia per orientare lo smartphone verso di noi, perché comunque se a noi ci piace avere lo smartphone in determinata posizione, qua non ce l'abbiamo orientabile, come non ce l'avevamo neanche qua orientabile, però le antenne perlomeno potevamo orientarle in base a come eravamo abituati a tenere il controller. L'applicazione è diventata un'applicazione unica, quindi questo Mavic Air 2 non utilizzerà più la DJI Go 4, ma utilizzerà la DJI Fly, l'applicazione del Mavic Mini. Ovviamente avremo la scelta di scegliere quale drone stiamo per
utilizzare, perché l'applicazione è la stessa, è praticamente la stessa interfaccia grafica, lo stesso menu, ma vanno a cambiare alcune opzioni appunto all'interno del menu, perché comunque il Mavic Air 2 ha delle funzioni aggiuntive e delle funzioni in più che non ha il Mavic Mini. Quindi ci saranno delle voci in più all'interno del menu, dei voli automatici, perché comunque fa delle cose in più, però l'applicazione è la stessa, probabilmente sarà anche la stessa applicazione e probabilmente questa stessa applicazione verrà utilizzata anche per il nuovo Mavic Pro 3. Probabilmente DJI ha abbandonato la DJI Go 4 perché è arrivata, diciamo, a fine sviluppo, sia dal punto di vista appunto della concezione, perché adesso, sfruttando i nuovi smartphone con caratteristiche e i 64 bit che ormai hanno quasi tutti gli smartphone, riesce a dare ovviamente un'ottimizzazione delle prestazioni maggiori alla sua applicazione. Quindi ragazzi, questo è quello che è il nuovo Mavic Air 2, che ha caratteristiche della fotocamera sicuramente pazzesche, spettacolari. Non vedo l'ora di provarlo per confrontarlo magari con l'Autelivo dal punto di vista del 4K a 60 fps, o anche addirittura con il 4K a 60 fps del Power X. Quindi fare un confronto di questo 4K a 60 fps con un bitrate di 100 megabit per secondo, che è veramente tanta roba, che nessuno di questi due droni ha, neanche l'Autelivo ha il 4K a 60 fps a 120 megabit per secondo a livello di qualità appunto video. Quindi staremo a vedere un bel confronto, sono proprio curioso di provarlo e di vedere la silenziosità, perché comunque nelle recensioni che si trovano già in rete non è silenziosissimo. Ovviamente non può essere rumoroso come era il Mavic Air 1, che era di una rumorosità pazzesca, però non è silenzioso. Magari ci si aspettava qualcosa di più da quel punto di vista, però per il resto sicuramente è stato migliorato tutto quello che non andava bene nella prima versione. Non è stato dato tutto quello che uno avrebbe voluto, ma ripeto, DJI doveva comunque separare bene i tre tipi di droni, le tre fasce di droni le doveva comunque limitare una dall'altra e separare bene dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, per non farli scontrare fra di loro dal punto di vista del marketing. Quindi ragazzi, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate voi di questo Mavic Air 2, cosa DJI ha sbagliato, cosa avrebbe potuto fare, però sempre ragionando sul fatto che deve separare tre fasce di droni e non fare un drone solo. Quindi ragionate sempre un po' anche su quello nel commentare cosa avrebbe dovuto fare o cosa avrebbe potuto aggiungere a questo drone, mantenendo comunque un dislivello con gli altri droni. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato le mie impressioni e le caratteristiche di questo Mavic Air 2, il super atteso drone di DJI, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!